In tantissimi mi avete chiesto una guida dedicata all'Afficart Indoor. Beh, eccovi accontentati. Devo ammetterlo, l'Afficart Indoor è forse una delle piste più conosciute nell'ambito kartistico rental Veneto, insieme alla B-Karting, VKI e a altre piste. Poi è anche comodo da raggiungere visto che è vicina al casello dell'A22 proprio di Affi. Per quanto riguarda la struttura, è un classico misto layout indoor-outdoor che si sviluppa su due piani, molto tecnico ma anche con dei punti molto molto veloci, per cui direi di andare subito a vedere come si snoda la pista. Eccoci sul discesone che porta all'ultima curva, tornantino a sinistra ed ecco che inizia il nostro giro. Le prime due curve sono da fare full gas, forse l'unica accortezza è cercare di evitare di farla andare largo il kart per andare a impattare sulle barriere e perdere tanto tempo. È una delle caratteristiche della pista, è stretta però molto veloce per cui richiede la massima precisione a livello di guida. Strettoia, destra, sinistra da fare con una traiettoria dritta come se non ci fosse e qui sulla sinistra vedete che c'è la biforcazione che permette di girare solamente sulla parte indoor in caso di brutto tempo. Sono due curve a sinistra, la prima da fare full gas, la seconda che è un pelo più stretta, bisogna alzare un pelo il gas per andarla a impostare, ma niente di che. Eccoci poi sulla parte outdoor della pista che va a allungare il giro di circa 10 secondi. Curvone a sinistra e qui arriva uno dei punti critici per quanto riguarda appunto questa parte della pista, ovvero un tornantino a sinistra da impostare largo quando siete in qualifica, occhio perché questo è un ottimo spot per quanto riguarda i sorpassi, per cui potete sfruttare tranquillamente un errore di traiettoria del vostro avversario davanti per poterlo infilare. Come detto, tornantino a sinistra, bisogna ritardare il punto di corda, contro tornantino a destra che da fare abbastanza in percorrenza per poter uscire quanto più veloce possibile per ributtarci dentro sulla parte indoor. Questo è un punto molto critico, ovvero la strettoia che riporta la parte indoor. Un destra-sinistra a fare full gas, però ci si passa solamente un kart alla volta. E come avete visto nel video della gara, ve l'ho accennato nelle schede, se si è in due può succedere un bel botto. Dopo la strettoia si frena, si imposta il tornantino a sinistra, bisogna cercare di stare in uscita quasi a centropista, tra centropista e tutto a destra, perché poi bisogna andare a raccordare quella che è la traiettoria del curvone in salita che ci porta lì piano superiore. E questo è un altro punto per i sorpassi, perché se il vostro avversario commette un errore o costa male la curva, comincia a saltare il card, voi potete approfittarne per superarlo all'interno. Appena si sale, scollinamento, si imposta il tornantino a destra successivo da fare full gas, breve a lungo tornantino a sinistra da fare bello rotondo per portare quanta più velocità possibile nell'ultima sezione della pista, ovvero lo snake come mi piace chiamarlo. Un destra, sinistra, destra che dopo ci riporterà in discesa verso l'ultimo tornantino. Qui è importante appunto la traiettoria, in qualifica lo si può prendere bello largo per poi impostare correttamente l'apice ritardato del primo, l'apice ritardato della controsinistra e poi fare tutto di percorrenza il tornantino a destra che ci riporta sulla discesa dell'ultima curva. Ovviamente in gara la situazione è diversa, bisogna coprire i buchi, per cui le traiettorie da qualifica a gara cambiano notevolmente. Appena uscita lo snake, discesona, si arriva belli veloci per l'ultima staccata, si frena, tornantino a sinistra, bisogna fare un po' di attenzione a non far intraversare il kart perché è di vitale importanza uscire con la massima trazione possibile per poter affrontare il rettilineo del traguardo e iniziare un nuovo giro. Bene, dopo aver fatto questa breve analisi della pista andiamo a vedere il risultato finale. Quello che avete visto è stato il mio best lap in qualifica 45.5, una buona base di partenza devo ammettere, però è perfezionabile in alcuni punti per cui secondo me il 45 basso lo si riesce a vedere con alcune correzioni, chi lo sa magari anche il 44 alto, e sono veramente dei tempi molto 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 interessanti.
Bene, per questa guida alla Like SR è tutto. Vi invito a lasciare un bel like, ad attivare la campanella delle notifiche, ad iscrivervi al canale per supportarlo. Voi vedrete questo video quando sarò già di ritorno dalla 24 ore di Jesolo, per cui preparatevi perché arriveranno 4 video della Madonna, e quando dico della Madonna, saranno della Madonna. E ci vediamo domenica prossima con un video molto molto particolare, sempre incentrato sulla preparazione alla 24 ore. Da vostro Vodamax è tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye!